senza andare lontano, io già vi devo un ringraziamento perché in questi mesi, dall'estate, che già sapevo che sarei stato assegnato come comandante a Biella, ricevevo la rassegna stampa del comando provinciale, preparata dall'ottimo capitano Slanzi, e questo mi è servito. Mi ha consentito in questi mesi di cominciare a conoscere il territorio a 360 gradi, conoscerlo geograficamente dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista poi strettamente, se vogliamo, della sicurezza e dell'ordine pubblico. E anche di conoscere le personalità, le persone del territorio, sempre ripeto, tramite quello che voi producete. E contemporaneamente ci aiutate a far capire, a comunicare, a far sapere alle persone, alla cittadinanza, quello che facciamo. Perché è importante, perché la popolazione ha bisogno di sicurezza, ha bisogno di sapere cosa fanno le istituzioni, lo vedono direttamente nel momento in cui vedono la pattuglia per strada, incontrano i carabinieri, ma non è che tutti incontrano in ogni momento il carabiniere, lo vedono, quindi sanno quello che facciamo tramite quello che voi riportate. Questo è fondamentale, perché la sicurezza è sia reale che percepita, e quindi c'è bisogno di sapere. Ed è anche, se mi consentite, io non assolutamente non amo, non vedo la stampa come una cassa di risonanza, come uno strumento per dire bravi o dare soddisfazione ai militari che hanno operato, ma è anche quello, è anche un modo per cui, magari avendo letto sulla stampa, avendo ascoltato di un'attività che è stata fatta ai carabinieri di qualunque tipo, poi magari la cittadinanza, la gente li ringrazia. E questo, credetemi, lo posso dire per esperienza, spesso il grazie detto da una persona comune per strada vale più di medaglie, encomi, riconoscimenti, premi, è quello che dà proprio il senso all'essere carabiniere. Io l'ho sempre pensato e lo vivo così: il carabiniere è un cittadino. È un cittadino tra i cittadini. Un cittadino ovviamente che ha dei poteri diversi rispetto a un cittadino normale, ma questi poteri gli sono dati perché ha delle responsabilità e dei doveri che sono soltanto del carabiniere, così come, diciamo, dell'appartenente alle forze dell'ordine. E questo è fondamentale, c'è questo legame che è profondamente nostro e profondamente in particolare dell'arma, storico, essendo presenti anche nei comuni più piccoli. Ed è la chiave per la sicurezza. La sicurezza non è un compito esclusivo dei carabinieri, delle forze dell'ordine, della prefettura, dell'autorità giudiziaria. La sicurezza si fa nel momento in cui è una responsabilità di tutti. Esiste e si fa soltanto se c'è collaborazione da parte di tutti.